Ciao ragazze, allora Riccardo è appena tornato e è andato a fare un pochino di spesa all'Eurospin, quindi vi mostro velocemente cosa ha acquistato. Allora, ci sono un po' di banane, scusate se non mi faccio vedere ma sono veramente di corsa, un po' di banane acerbe, insomma, da far maturare un pochino così durano di più. Poi abbiamo preso i succhi di frutta soliti, mele e banana, che sono i preferiti di Fedino. Poi il pane solito americano, che ormai conoscete bene, che ci piace tanto. Poi Fusilli, la pasta. Mi sono scordata di dirgli di non prenderla, perché come mi avete detto in tante, la pasta di Eurospin, insomma, non è tra le migliori, però vabbè, ormai l'ha presa. Non la prenderemo più. Poi i miei pomodori super super preferiti, questi qua, finché ci sono li prendo. Da poco li hanno messi anche all'Eurospin e sono fantastici. Comprateli, provateli, poi mi direte, sono belli concentrati e adoro farli tipo panino così. Poi salviette baby detergenti dell'Eurospin. Poi c'è una mega busta di grana padano DOP grattugiato, pomodoro no, sugo alla salsiccia della Delizia del Sole, quando si è un po' più di corsa, i famosi snack al cocco che vi dico sempre che sono identici ai Bounty e Sono miei. sono suoi. Poi due pacchi di Wurster, perché per stasera ha preso la pizza e quindi da guarnire, ecco, Buongiorno. è andato a portare Nala e è tornato. Dillo, sono appena tornato da portare Nala dopo aver portato su tutta Ah quella roba. beh, sì, anche, certo. E Wurster appunto per condire anche la pizza di stasera. E prima busta, un abbraccio. Poi Sudato e aiuto, appiccicaticcio. sudato e appiccicaticcio. E vabbè. Oh, pesa una tonnellata. Poi, Lo so. allora, pizza. Noi ogni tanto prendiamo questa qui, fatta così, è bella spessa e fatta al forno, viene una bomba. Ecco, super croccante. E ne ha prese, aiuto, ne ha prese due. Poi, mortadella. Queste vaschettine qua sono abbastanza economiche e sono anche comode perché sono già rondelline, anche se dovete farvi un sandwich o qualcosa di veloce, sono comode. Cosa mangi? Un sandwich? È un sandwich. Un panino! Vabbè, non fateci caso. Poi, mega pacco scorta, avevi paura che finissero le sottilette. Mega pacco gigantesco da 1 chilo di sottilette. Poi Crescenza, Filadelfia, poi una piccola scorta di yogurt, abbiamo cocco, fragola, fragola, caffè, oh, ah no, sembrava rotto, invece no, e caffè, ha fatto le coppie. Poi C'è una kiwi se vuoi. no, grazie, sono allergica tra l'altro. Poi salumi, c'è anche prosciutto crudo, arrosto di petto di pollo, bresaola punta d'anca e salame ungherese. Poi abbiamo un'altra maxi scorta famiglia di cordon bleu e 1 litro di latte. Voilà, e un'altra busta l'abbiamo svuotata. Mo faccio il giro, faccio prima. Allora, succhi, un'altra confezione. Poi ci sono due confezioni di passata di pomodoro, semplicissimo. Un altro sugo pronto alla salsiccia. Ma lei hai preso uno alle olive e uno alla salsiccia? Sì. E invece ne hai presi due alla salsiccia? No, non ci credo. Sì. Vabbè, ma va bene. Ma io volevo quella delle Lo so. olive. Uno yogurt da bere alla fragola. Poi
una maxi confezione di mozzarelle, molto buone queste. Poi un mega pacco di spaghetti, lo scontrino, Ale che chiama. Arrivo. Poi albicocche, tabacchiere. Eccole qua, è una vita che non mangio le tabacchiere. E almeno un anno. Esatto. E un mega pollo. Questa è la gallina TZ, non lo so, sarà il nome della gallina. E poi esatto. È la gallina del Zorro. E poi questi spiedini che sono più tipo i, come si chiamano già? Spiedini mini rustici, ma vabbè, c'è un tipo di spiedino molto più piccolino che non mi viene il nome. Spiedino. Sicuramente me lo scriverete nei commenti perché puntualmente mi dimentico qualcosa. Questa è la maxi spesa. Vediamo un attimo lo scontrino, così vi faccio la solita carrellata dei prezzi, tanto per darvi un'idea. Voilà, questi sono più o meno i prezzi. Abbiamo speso 50,92 euro e sono troppo felice per questi pomodori qua, ragazze. Io continuo a dirvi, se li trovate, provateli. Sono qualcosa di super, a me piacciono un sacco. Quando trovo questi proprio snobbo tutti gli altri tipi di pomodoro. E niente, adesso sistemo con voi, dai. Tenetemi compagnia e sistemiamo la spesa. Cucù. Allora, sistemiamo tutte le cose. Pomodori. Nel frigo. Aspetta, ma smettila, ma non puoi far entrare la bambina nel frigo. Ci rendiamo conto. Ma amore, ma mi mette la figlia nel frigo, ma mi sembra normale. Ti voleva aiutare, era curiosa. Sorpresa, una bimba nel frigo, olè. Scemo che sei. Tanto la prendiamo, questo mettiamo qui, le albicocche e le tabacchiere in frigo o fuori? Secondo me se le metto fuori marciscono subito con sto caldo. Le albicocche e le tabacchiere, se le metto fuori secondo me marciscono subito con sto caldo. Le metto in frigo allora. Allora, ho messo la carta Scottex al fondo del cassetto. Ragazze, ieri Ricky ha preso questi gelati qua. Provateli. Sono una bomba. Questi qua sono con caramello salato e noci di macadamia australiane, preparato con panna, e la marca è Nui. Lo fanno anche in pubblicità, è buonissimo. Tra l'altro ce n'è solo più uno, quindi inutile tenere la scatola, però ci tenevo a dirvelo perché sapete che quando mi capita qualcosa di super buono ve lo dico. Ci sono anche altri gusti, quindi c'è anche lampone, mi pare, sempre ricoperto. Questo è super, poi magari proveremo nell'arco dell'estate anche gli altri. E niente, adesso ho messo a punto le albicocche, mettiamo giù anche le tabacchiere, così almeno durano un po' di più, perché
facendo così tanto caldo, se le lascio fuori mi durano 2 giorni. Vi faccio vedere come ho organizzato. Io solitamente questo è il ripiano del formaggio, diciamo, e degli avanzi. Vedete, là c'è un contenitore. Qua metto stracchino, Philadelphia, mozzarella e sottilette ricotta. Qua ho messo tutti i salumi, solitamente metto la carne. Vedete, qua c'è i wuster, gli spiedini, qua c'è le zucchine che voglio farle ripiene, le carote, i miei pomodori preferiti, i pomodorini, il pollo gigante che tanto penso che farò domani, quindi lo lascio scongelato, cioè non lo metto in congelatore, i succhi. E poi vabbè, qua nella porta ci sono tutte le bibite fresche, la Coca-Cola senza caffeina, l'acqua, questo succo qua che avevo trovato nella Degusta Box. Poi vabbè, qua c'è il latte di Ale, il ketchup, lo yogurt, e qua ci sono le fialette di Fisiologica che tengo nel frigo per l'aerosol. E poi qua c'è parmigiano, i dolcini al cioccolato, il burro che in realtà andrebbe qui ma c'è l'altro da finire, le uova, le goccine di cioccolato e l'albume con cui faccio i pancake. E poi vabbè, qua sopra c'è lo yogurt e il latte. Okay.